Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi parleremo finalmente dell'Ultra Istinto completo. Non ho voluto dare un parere su questa trasformazione proprio perché ancora non l'avevamo vista all'opera fino a ieri praticamente, no? E quindi ora che l'abbiamo vista all'opera mi sento abbastanza pronto per dare il mio parere. Prima di tutto, l'Ultra Instinct Mastered non è altro che la versione controllata e perfezionata dell'Ultra Instinct Omen, ovvero la forma ottenuta, anzi lo stato mentale ottenuto da Goku durante il Torneo del Potere. Personalmente già l'Ultra Istinto Omen mi aveva fatto veramente un'ottima impressione, mi è piaciuto veramente tanto. Per la versione Mastered mi sarei aspettato qualcosa di più particolare, magari un cambio di design più esplicito, qualcosa che riporti magari alle origini Saiyan, però poi ci ho pensato meglio e comunque ho detto non è una forma Saiyan, non è una forma divina, ma è un semplice stato mentale, quindi diciamo che dare tratti troppo divini o tratti troppo primitivi da Saiyan forse sarebbe stato un po' inutile a mio parere. Quindi diciamo che la trasformazione così com'è mi piace. Alcuni pensano che i capelli bianchi ottenuti durante la trasformazione in Ultra Istinto completo, che vi ricordo che presenta dei capelli alzati argentati, lo stesso vale per le sopracciglia e per gli occhi, quindi diciamo che ricorda un po' gli angeli come colori. Molti appunto hanno teorizzato che, essendo una forma ottenuta dagli angeli, ci siamo capiti, no? Goku si è diventato una sorta di angelo padroneggiando l'Ultra Istinto, no? Anche se personalmente non lo penso, io penso semplicemente che Goku abbia raggiunto una forma potentissima che gli permetta di muoversi senza pensare, è che è semplicemente una forma in comune con gli angeli, niente di divino, attenzione, perché la potrebbe ottenere pure un Krillin se si allenasse. Alcuni pensano che sia una forma ottenuta troppo velocemente, io in realtà dico di no, perché comunque da 2 anni, da quando è in corso Dragon Ball Super, si parla dell'Ultra Istinto, e comunque i fatti che hanno messo continuamente in difficoltà Goku sono un'ottima giustificazione per il fatto che l'abbia padroneggiato in poco tempo, perché comunque l'ha fatto per necessità, non solo per allenamento. Comunque, come lo vediamo contestualizzato all'interno dell'anime? Lo vediamo contestualizzato molto bene a mio parere. Vediamo prima di tutto uno scontro tra Goku, Ultra Istinto Omen, e Jiren. I due si affrontano, Jiren ogni tanto mette di più in difficoltà Goku rispetto a quanto fa il Saiyan stesso. Ci sono degli scontri di colpi ad altissima velocità, esplosioni, gente sconvolta, dei che si alzano per lo scontro. I Zeno che ovviamente imitano Goku e Jiren si congratulano con loro, e Beerus e Whis che osservano. Man mano che lo scontro avviene, l'aura di Goku, che nel frattempo sta prendendo pure qualche colpo da Jiren, ma nel frattempo sta cercando di attaccarlo, si ingigantisce. Nel frattempo che Goku piano piano inizia a appunto padroneggiare l'Ultra Istinto, chiudendo gli occhi, e questa qua, raga, vi giuro, mi è sembrata troppo una citazione ai Cavalieri dello Zodiaco. Cos'era, il sesto senso? Mamma mia, che era bello quell'anime. E semplicemente, appunto, notiamo un Goku che chiude gli occhi e affronta Jiren ad occhi chiusi. Poi viene messo alle strette dall'alieno, dal grigio, che fa partire una sequenza di colpi assurda che disintegra il ring sotto Goku, che si ritrova praticamente su una piccola zolletta di ring a pararsi utilizzando la sua aura. E in quel momento, padroneggiando l'Ultra Istinto, riesce a non solo difendersi, ma a contrattaccare e a neutralizzare l'attacco di Jiren. Qua Vermouth è tipo sconvolto, perché prima ha avuto pure un dialogo con Vegeta che ha detto semplicemente che non era la fine, che semplicemente Goku avrebbe padroneggiato l'Ultra Istinto, perché appunto i Saiyan superano i limiti, questo era il succo del discorso, no? E quindi Vermouth era molto sconvolto e ha ordinato a Jiren di finirla subito. E qui Jiren utilizza una sfera enorme, sembra una sfera della distruzione, ma non penso che sia una sfera della distruzione. Ha i colori di quella sfera, ma non penso che sia proprio quella. Comunque, la utilizza e Goku cos'è che fa? La prende nelle mani, sale sul ring alle spalle di Jiren, lo colpisce e disintegra quella sfera senza fare il minimo sforzo. E vediamo Goku che praticamente inizia ad emanare una luce assurda e evita i colpi di Jiren, lo pesta, proprio lo distrugge di colpi,
ed è qualcosa di fantastico. Ho adorato la scena, ho adorato il personaggio, ho adorato come è stato contestualizzato, ho adorato tutto. L'episodio infatti mi è piaciuto per questo e soprattutto l'Ultra Istinto completo mi è piaciuto per questo. E sembra proprio che vedremo un ottimo scontro tra Goku Ultra Istinto completo e Jiren, che sembra avere a sua volta una sorta di ultra istinto, come possiamo vedere. E sarà uno scontro assurdo. Comunque sì, diciamo che questa trasformazione mi piace, non come ad esempio il Super Saiyan 4, più che altro quello per una cosa di design, come contestualizzazione non dico che preferisco questa, però entrambe dai, si equivalgono super giù. Diciamo che mi piacciono entrambe, ma il 4 una spanna sopra, ma l'ultra istinto completo è tantissima roba. E niente ragazzi, il video finisce qua. Fatemi sapere cosa ne pensate voi dell'Ultra Istinto completo, se vi piace, se non vi piace, se avreste preferito qualcos'altro, magari qualcosa di diverso di un semplice Recolor. Cosa vi aspettate dallo scontro tra Jiren e Goku, secondo voi come finirà Dragon Ball Super? Insomma, commentate qua sotto con il vostro parere di quello che sta succedendo nel mondo di Dragon Ball, ecco. E niente ragazzi, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io, insieme ad alcuni fan, pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!